Per il nostro viaggio nell'offerta formativa degli Atenei della Campania, oggi in studio il rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti. Benvenuto. Buongiorno a lei e ai nostri telespettatori. Entriamo subito nel vivo. A Salerno si comincia presto. Perché? No, in realtà noi il mese di agosto, il mese di luglio è utilizzato dagli studenti per iscriversi ai test e tra fine agosto e settembre noi teniamo i test, che in alcuni casi sono quelli nazionali a numero programmato ed altri invece sono a titolo valutativo per valutare le competenze di ingresso e quindi poi il percorso di carriera dei nostri studenti, però sono obbligatori e quindi vanno fatti, per cui di fatto da noi diciamo, le iscrizioni si chiudono prima perché i test vanno fatti entro metà settembre e dal 1° ottobre tutti in aula. Tra i nuovi corsi di quest'anno accademico? Noi abbiamo 78 corsi, quindi c'è la possibilità di poter scegliere. Io da rettore in questi anni ho cercato di fare operazioni mirate sulla didattica per ampliare e migliorare la qualità dell'offerta didattica. Abbiamo realizzato in passato agraria, scienze motorie, che era l'unico in Campania, abbiamo messo una seconda. Abbiamo fatto dottoriatria per completare la sanitaria, l'anno scorso anche sulle discipline dell'arte e dello spettacolo. Quest'anno abbiamo puntato sui big data e sulla ingegneria e bioinformatica e devo dire che il trend è un trend che ci dà ragione, perché già il numero di iscritti ai test di quest'anno segnala che avremo un ulteriore incremento. Da quando sono rettore io ho una crescita quasi quantitativa dei nostri studenti, perché da un lato è aumentato il numero degli iscritti, ma quello che è ancora più importante è che sono aumentati il numero degli studenti regolari, cioè quelli che sono in regola con il sostenimento degli esami, il numero era aumentato notevolmente, il numero dei laureati e il numero dei laureati regolari. Nella classifica delle Young Universities, quelle con meno di 50 anni, l'Università di Salerno è quarta in Italia, prima nel centro-sud, ma porta avanti anche una politica del merito. Che vuol dire? Perché il merito paga? Allora, le nostre linee di forza sono la qualità, puntare sulla qualità come tratto distintivo, e questo è innanzitutto nell'attività di ricerca, che è quello che poi ci ha consentito di recuperare in un momento in cui ci sono tagli di fondi a livello nazionale delle risorse, perché fortunatamente una parte delle risorse destinate all'università è su base meritocratica e quindi Salerno ha avuto una crescita importante. E un rimborso integrale per gli studenti? E per gli studenti il merito significa fondamentalmente tutti gli studenti che da noi sono in regola con gli esami, quelli previsti al proprio piano di studio, avranno rimborsato le tasse. L'abbiamo fatto già per 2 anni accademici, e finanziando 3.000 famiglie, 3.000 studenti, e lo faremo, però già l'abbiamo rifinanziato, messo a bilancio per altri 2 anni. Una misura straordinaria che sta producendo un'attenzione da parte degli studenti, da parte delle famiglie, da parte della nostra università rispetto al fattore tempo, che è decisivo per il futuro dei nostri giovani. Grazie al rettore Tommasetti, andiamo avanti.